Vediamo come affrontare le figure di merda che il nostro cane ci fa fare ogni giorno. La prima reazione è quella della mortificazione, cioè bisogna esagerare anche un po', no? Sono veramente dispiaciuto. Funziona molto bene con tutti, qualche difficoltà con gli anziani, non so per quale motivo, e non funziona con i cacacazzi, perché va da sé, loro vogliono discutere. La seconda reazione è quella del rincoglionimento. Questo implica, da un lato, proprio un po' come se uno cascasse dalle nubi per questa cosa che ha fatto il cane, e poi bisogna anche molto riderne, no? Un po' come per dire: oh, ma che carino il mio cane! Richiede qualche dote recitativa in più rispetto alla mortificazione, ma in un certo senso è un po' più efficace, soprattutto per le donne, perché le donne, si sa, sono considerate tendenzialmente ricoglionite, quindi è molto plausibile. Non funziona invece con i cagaca. La terza opzione, che è la mia preferita, è il sorriso di circostanza. Non è un sorriso vero e proprio, perché sorridere mette le persone a loro agio e quindi può anche portarle a volervi insultare. Il sorriso di circostanza è proprio falso. Si fa il nostro sorriso normale, si stringono i denti e si allarga ancora di più la bocca, e quindi si fa. Funziona molto bene perché chiaramente fa sembrare un po' squilibrati. Quello non ci sta tutto dentro. Quindi porta le persone ad evitare di voler discutere con voi perché non sembrate proprio del tutto normali. Non funziona con i giovani e ovviamente con i. Sì, sempre loro. La quarta opzione è la del non vedo, non sento, non parlo. Questa è proprio quella per quando veramente il vostro cane non ha fatto nulla di che. Voi semplicemente, mentre questo in lontananza continua a insultare voi, la vostra stirpe, il vostro cane, la stirpe del vostro cane, procedete oltre. Funziona molto bene con tutti, tranne che sì. Cosa fare allora con i cagacazzi? Con loro la tecnica che tendo ad utilizzare di più è quella del pippone cinofilo. Implica spiegare il perché del comportamento del vostro cane utilizzando paroloni assurdi, anche inventati, spiegazioni del tutto farlocche, ma deve sembrare comunque una cosa piuttosto scientifica. Il cagaca, in questo caso, potrebbe sentirsi oppresso da tanta, tanta pesantezza culturale e vi potrebbe lasciare andare via. Immagino che anche voi abbiate le vostre tecniche, spero che le condividerete. Come si dice? Condividere, condividere, condividerete. Spero che le condividerete con me, potrebbero sempre tornarmi utili.